Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Siamo arrivati al ballottaggio in vantaggio, ma io credo che per quello che era la mia intenzione e il progetto politico che abbiamo portato avanti, personalmente mi sentivo già soddisfatto perché siamo riusciti a fare una campagna elettorale parlando un po' diversamente rispetto a quello che siamo abituati. Credo che non si possa continuare a far politica parlando contro, denigrando o attaccando. La gente ha bisogno di proposte, di sognare, di pensare al proprio futuro, di pensare alla sua, loro quotidianità, senza per forza dover denigrare l'avversario. In questo aspetto avevamo già vinto, avevamo raccolto tanti consensi prima, avevamo arrivati al ballottaggio sicuramente con tanto entusiasmo ed eravamo pronti a partire comunque con un progetto di città a prescindere dal risultato poi delle elezioni. È ovvio che Verona e la sua storia raccontano di un altro tipo di maggioranza, ma credo che stasera Verona abbia anche dimostrato che è tanto altro rispetto a quello che spesso in maniera superficiale si racconta di Verona. Chi ha vissuto questa città gli ultimi 5 anni, questi 3 mesi di campagna elettorale, sa benissimo che la prova contraria non esiste, ma probabilmente avrei preso ancora meno voti, perché la gente, le persone non avrebbero capito un accordo di palazzo fatto tra l'altro con Flavio Tosi, sarebbe stato incomprensibile. Poi io dico anche a tutti voi, chiedete sempre a me dell'apparentamento, quando in tutti i comuni capoluogo mi risulta che nessuno ha fatto l'apparentamento, ma che semplicemente il candidato del centrodestra che non è andato al ballottaggio ha sostenuto l'altro candidato del centrodestra, che è quello che anch'io auspicavo sin dall'inizio, perché ho da subito aperto ad un accordo di carattere politico sui programmi per presentarci alla città con i programmi, però questo non è stato possibile e quindi questo è, ripeto, poi la prova contraria non ce l'avremo mai.